The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi apertura speciale, perché andiamo in due parti a riscoprire tutte le battaglie della leggenda uscite, ovvero Battaglia Leggenda 1, Vendetta della Luce, Battaglia Leggenda 2, Vendetta Implacabile, e Battaglia Leggenda 3, Vendetta dell'Eroe. Siccome ci sono tante bustine, dividiamo il video in due parti, così ce le gustiamo tutte con calma. Apriremo, penso, 12 boost, tranne Battaglia Leggenda, che ne ho prese 25 invece di 24 per sbaglio. Ci apriremo 12 buste del set per parte. Prima, mentre apro qui, vi ricordo di mettere like al video, di condividere, di iscrivervi al canale. Ogni giorno alle 11 fino a fine emergenza coronavirus siamo qui per voi con un nuovo video di spacchettamento, deck profile, curiosità, insomma tutto quello che stiamo facendo da ormai 3 settimane. E così vi teniamo un po' in compagnia in questi giorni un po' noiosi che in cui siamo costretti a stare a casa, ecco. E tra poco aprirà l'e-commerce, ci stiamo lavorando, siamo in fase beta, quindi tra poco avrete tutti i prodotti, mentre per le carte singole ci potete scrivere un messaggio, anche adesso e anche per tutto, ci potete scrivere un messaggio come già molti di voi stanno facendo, chiedendoci preventivi, costi, informazioni, e noi ve li daremo tranquillamente, senza problemi. Abbiamo anche il blog dove scrivono Davide, Christian e tutti noi, e vi diamo in anteprima le notizie di Yu-Gi-Oh!, tutte le news, le anteprime, la banned list, tutto quello che riguarda il re dei giochi. Quindi se volete rimanere aggiornati con noi, metteteci like ovunque, anche su Facebook e Instagram. E abbiamo anche il negozio fisico a Udine, in via Aquileia, che speriamo di riaprire presto dopo questo problema virus. Bene, adesso apriamo. Io scelgo la parte sinistra, poi qui ne apriamo altre 12, 3, 6, 9, 12, eccole qui. E siccome il primo video ce ne apriamo 13 di Battaglia Leggenda, così il video successivo ne apriamo 12. 3, 6, 9, 12, 13. Ecco qua. Ragazzi, super video, quindi eccoci qua. Con tutte le Battaglie Leggenda. Vi ricordo che a luglio uscirà Battaglia Leggenda 4 Armageddon. Da non perdere, c'è anche il Chaos Emperor in versione Pendulum. Una figata assurda. E in più non ho già spoilerato qualcosa, vi invito a vedere il blog per avere maggiori notizie, il nostro blog thekingofgames.it. poi a tempo debito faremo anche l'annuncio del sito e-commerce. Ci aspettiamo tanti ordini anche a supporto di questa brutta situazione. Cominciamo, direi, con Battaglia Leggenda 1. Che facciamo? Ce ne apriamo una per tipo e andiamo a scalare, dai, così. Ricarica solare, Zafion, Signore del Tempo. Già queste due sono molto buone. Strega della Foresta Nera, Mago Libro di Magia della Profezia, buonissimo. E Artista Amico Occhi Diversi Synchron, molto bene. Passiamo con la 2. Vi ricordo, allora queste bustine qua le abbiamo tutte, le abbiamo anche in offerta rispetto al prezzo reale che costerebbero, perché sono aumentate di valore nel tempo. Se volete bustine di questo tipo, chiedetecele, perché non ne abbiamo tantissime, ma chiedetele che riusciamo a darvele. Però solo di questo abbiamo i box interi e qualche bustina, avremo tipo un 24 buste che abbiamo aperto da un box proprio decelofanato, avremo una ventina di buste, ecco. E se volete queste bustine scriveteci, mi raccomando, perché noi in negozio quando siamo aperti le vendiamo sempre con una cadenza abbastanza fissa. Se avete bisogno di qualcosa di singolo di queste carte, o le bustine intere o le bustine così, potete chiedercele. I box di queste due non esistono, meglio, questo ce l'abbiamo e questo anche, ma hanno un prezzo elevato perché sono materiale di collezionismo puro, abbastanza
costose, però se volete collezionarle, chiedetecele che noi ve le diamo, non è un problema, cioè, però sappiate che non costano 4 euro a bustina, ecco, costano un po' di più. Pantera Nera, Preparazione dei Riti, Tributo Torrenziale, Thelma, La Stella del Cielo e Strega Trude. Partenza tranquilla, direi, per le nostre BL. Acqua della Vita, Araldo, La Luce d'Arco, Chi, La Strega Indovina, Vespa, Battaglia, Nido e Direttrice Arpia. Qui c'è il Black Luster Link che vogliamo assolutamente trovare perché è costosissimo. Allora, ricominciamo dalla 1. Samurai super pesante aiutante, Zafion, Drago tachionico, Occhi galattici, così. Attore dell'abisso, Frissifario, signori, che bustina, artefatto rifugio. Di questo ovviamente quella che abbiamo di meno è la prima, perché è quella uscita più in là nel tempo, si parla di 2017, uscita nel 2017 ed è già introvabile, come la seconda. I Kaiju Files, Sepoltura sciocca di beni, Nobile Cavaliere Medrò, Cyber Larva e Gamma Ciel. Il Kaiju Tartaruga Marina, Secret, una carta staple in qualsiasi deck. Se volete rompere le scatole all'avversario che vi butta giù mostri indistruttibili e fortissimi, qui avete l'occasione con i Kaiju di sovvertire la partita. Allora, qui Libro di Magia e Segreti, DD Armageddon Brillante, Super Re del Giudizio e Senza Antimagia, ottima, Nova Master Elementale, un altro artista amico, Chi Diversi, Synchron. Era meglio l'altra bustina. A luglio esce anche Toon Chaos e vediamo un po' cosa ci porterà. Intanto le Collector Rare, che c'erano solo in Giappone, quindi fantastica quella rarità, ragazzi. Andate a vedere l'articolo che abbiamo fatto. E qui c'è un mostro resuscitato Secret, bellissimo, con l'artwork e USA, perché quella giapponese ha la croce di Hank. Volpe Scarlata, La Luce Lunare, Bambola Ombra Squamata, Prede da Plasto, Vespa Battaglia, Drago Fantasma, Occhi Multipli. Vi ricordo, ragazzi, che Yu-Gi-Oh! Ha cambiato la pagina ufficiale già da un po', è Yu-Gi-Oh! Italia MS20. Metteteci un like, ovviamente ci siamo anche noi lì dietro le quinte a lavorare, però i ragazzi di MS20 sono molto bravi, quindi andate lì a metterci like, che così sapete tutte le info sui tornei, su tutte le novità di Yu-Gi-Oh! Numero 62, Drago Fotonico Primordiale, Occhi Galattici, Celestia e Pillo Evoluzione Doppia Secret. Prima stampa di questa bellissima carta, che adesso varrà sicuramente un po' di meno, ma comunque ha il suo valore. Artista Magus, Giocoliere del Danno, Kyoto Longomare, Altergeist Extia, Contatto Signore Oscuro e Fossile Vivente Secret. Anche questa ha acquisito sicuramente un po' di valore. Battaglia Leggenda. Vedete l'Eloy che incredibilmente già i box sono introvabili di Battaglia Leggenda, dell'ultimo. Forse c'è meno stock di questi che della seconda, ma non vorrei dirvi cavolate. Della prima non c'è proprio più niente. Raid Raptor, Falco Fortezza Finale, Raid Raptor, Timone Strix, Raid Raptor, Falco Satellite Cannone, Arcidemone Teschio Zombie e Balena Aura Bianca. Bustina per niente un po' fiappa. Eccoci Imduk, Mangiatore Milioni, Artista Magus, Clown col Trucco, Nato sotto Draconis e Pescata di Ferro, buona per i mostri macchina. Signori, vedete che la varietà di queste buste è incredibilmente alta, quindi Bambola Ombra, Riccio, risultato inaccettabile, tipo multiplo Ravision, pericoloso, eroe del destino, numero 97, Dragluvione. Buona, 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 buona. Pronti. DD Armageddon, Raiden, Lumina, Impatto Giurassico e artista... Basta, questo artista amico. Ma ci deve, in ogni video ci deve essere una carta che esce 70 volte. Ma abbiamo la calamita per queste cose qua, eh. Cioè,
Ok, che anche questa sta avendo il suo valore. Colpo solenne. Gabbia di ferro, esilio signore oscuri, Kaiju Fais, drago calibro guardia, Boral Guard. Dicevo, ok che ha il suo valore, però che miseria. Basta. Stordisci battaglia sonico, casa al pan di zenzero, invocatore dello sciame, vespa battaglia azzusa, l'arco fantasma e TG zombie ingranaggio. Ok. Siamo a buon punto. Dreamer, eroe del destino, Lumina, artista amico, occhi diversi, Lila e invocatore sciabola MX. Pace all'anima sua. Qui c'è anche il Falco Strix Secret che speriamo di trovare perché adesso vale un sacco. No, Ultra, pardon, che adesso vale un sacco in qualsiasi rarità. Un altro Gamaciel, molto bene. Qui c'è Vendetta dell'eroe, la numero 3, 1, 2, 3. Vespa battaglia, Vespa battaglia, Bambola ombra, sui la strega. Signori! Glorioso soldato nero, soldato del caos, secret. E questa è una delle carte più di valore del set più rare. È una short print insieme al calibro spada. È una di quelle che salti dalla sedia quando la sbusti. Ok, oilala, numero 62, drago fotonico primordiale, occhi galattici. Ne abbiamo sbustate tante di queste bustine, ma tante, credetemi, fino ad averne la nausea. Ma di questa non ne abbiamo manco più una, fidatevi. Celeste, angelo fedele, creatore bestia, andabata, sceneggiatura d'abisso, abissvertimento e denco secca. Queste me ne ricordo addirittura a memoria come vanno in ordine di posizionamento delle carte, c'è una roba incredibile. Cyber Eltanin, spaccino del fatto Litmus, i Kaiju Files, Voltron Shock di Beni e Drago Ibernazione. Anche questa ultimamente è stata richiesta. Primazzo Drago, Bambolombra Squamata, Ago il Bersaglio, Necro Drago, Raggio Minimo Eroe Vision e Assaltatrice del Cielo Mecha Ancora Vedova. Questa purtroppo adesso è un po' più, è un po' meno entusiasmante di prima. Forza Strix, signori, guardate che bello, ultra raro, cioè si trova facilmente qui, quindi figo. E un altro che ho, artista amico, occhi diversi, Synchron, penso che sia il quarto, però va bene, dai, perché un po' lo stanno chiedendo effettivamente. Che mi ricordo è anche aumentato il valore. Buco Trappola Senza Fine, Rituale del Fato e Cavalieri Fantasma, Lama della Nebbia. Molto bene, rara segreta. Adesso vi ricordo, manca poco il cambio delle regole. C'è anche il countdown sul sito ufficiale europeo, sul Facebook ufficiale europeo di Yu-Gi-Oh! Che è meno 3, quando, oggi che stiamo registrando. Attenzione, c'è un ingaggiare, però un po' triste sbustarla adesso. Sapete bene il perché. Questo box sarebbe stato molto interessante aprirlo. In tempi, un altro Forza Strix in tempi migliori, in tempi precedenti, numero 11 e Fanciulla del Tempo. Anche Fanciulla del Tempo ha avuto una bella impennata, che è l'unico posto dove si può trovare. Cyber Larva, Alcaest, Extia, Nobili Cavalieri Fratelli e Scarpette di Vetro. Nella 2 c'è anche il castello di Stromberg, raro segreto, carta da collezione, bellissima. Artefatto Falce, TG Scheletro Metallico e Salamagna Almirai, molto buono, anche se uscito ultra in duov, mantiene comunque un suo discreto valore anche nella versione secret. Siamo al giro di boa, la seconda parte arriverà domani. Strega Incursore Revision e Battaglia Leggenda, Vendetta Implacabile. Qui un'altra scarpetta di vetro. Siamo qui. Battaglia della leggenda, guarda, vendetta dell'eroe, abbiamo già trovato tutto. Speriamo di trovare ancora, per carità, ma infatti, alta velociroid, Aquilon Draghetto. Molto bene, ultima bustina della 1. E qui c'è un Trishula, drago della barriera di ghiaccio, che anche se è stato limitato dal 1 aprile sarà comunque
interessante vederlo sui campi da gioco nuovamente. Infatti è talmente forte che l'hanno già rimesso a 1 preventivamente. Giocoliere del danno, Narci Bacio, Pyrorex, Converti Contatto e Macchina Zero Hein. Pensate che queste macchine sono state tradotte utilizzando il nome originale del cartone animato per trovare il nome originale. Trapolatrice Sera, questa sarà più utile più avanti. E per trovare il nome originale del cartone animato abbiamo fatto non poca fatica, perché le puntate in cui venivano utilizzate sono state mandate solo la notte su Yu-Gi-Oh! 5Ds su Italia 1, quindi dalla 140 in poi sono state trasmesse solo circa, mi sembra dalla 130 e qualcosa, sono state trasmesse solo di notte per la prima volta, e poi c'è stata anche una replica e poi basta, fine dei giochi. Bene, questo è stato Battaglia Leggenda, vari Battaglia Leggenda aperte, vi ringrazio, mi raccomando, questi spacchettamenti chiaramente hanno un costo, quindi se ci sostenete, se ci mettete like, se condividete, se vi iscrivete al canale e attivate la campanella, ci aiutate tantissimo e ci fate capire che apprezzate questo tipo di video. Quindi noi ci vediamo al più presto, domani sempre alle 11. Se avete piacere, vi sarò qualcosa, contattateci su Instagram, su Facebook, via mail, tramite info@thekingofgames.it o chiamateci allo 0422 144 7290 negli orari di apertura per avere tutte le informazioni che vi servono per poter acquistare da noi anche senza avere un e-commerce, che ripeto tra poco arriverà. Altrimenti c'è il blog dove vi potete informare se siete golosi di notizie di Yu-Gi-Oh! Noi ci rivediamo al prossimo video e grazie per averci seguito. Ciao ragazzi! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.